È muto il telefono di casa Gabriele. Da circa due giorni, a Roma è il 22 marzo del 2002, gli squilli si rincorrono come un cupolamento nel silenzio della grande dimora di via Lupatelli, un elegante attico completo di mansarda che affaccia sul verde antico di Villa Bonelli. Lì, con il figlio Harald, che ha 27 anni, vivono i coniugi Gaspare e Maria Elena Gabriele. A chiamare i genitori, con ansiosa insistenza, è massimamente la figlia Laila, una giovane avvocatessa che risiede a Milano con il marito Giacomo Massai. Con la mamma, in un continuo rapporto Milano-Roma, Laila parlava tutti i giorni, più volte al giorno. Ecco, questa eclissi improvvisa, questo silenzio insolito che si prolungava oramai da più di 48 ore, la teneva terribilmente in ansia. Ma perché papà e mamma non rispondono? E Harald? Dov'è Harald? Sono le 14.30 quando Laila, sorella maggiore di Harald, finalmente riesce a mettersi in contatto con lui. Sta rientrando a casa Harald, rientra al termine del turno di lavoro in un istituto per disabili dove svolge da obiettore di coscienza il servizio civile. Anche lui, anche Harald, da due giorni non ha avuto modo di incontrare i genitori. Come d'altronde accade ai ragazzi, specie quando sono cresciutelli e come Harald hanno il privilegio di una mansarda con ingresso indipendente. Salgo e di nuovo vedo quasi la stessa scena, si può dire, del pomeriggio precedente, e là sono stato preso dalla paura. E allora a questo punto di nuovo faccio la classica cosa che facevo, chiamo ad alta voce, non mi risponde nessuno. Mamma, papà. Finché poi arrivo all'ultima stanza, che è la stanza dei miei genitori. E a questo punto io faccio quel passo in più per entrare nella stanza. E quindi trovo quei sacchi. Mamma! Papà! Oddio, mamma! I sacchi neri di plastica con le forme umane. E io erano due messe una accanto all'altra. E a quel punto non ho io non lo so, io mi sono buttato in ginocchio, non riuscivo a urlare, volevo urlare. Mi sembrava neanche vero, no? Io mi sono avvicinato semplicemente a uno di due e ho visto i lineamenti del volto di mia madre. E allora a un certo punto non sono più riuscito a guardarli, io mi sono girato, non riuscivo più a guardarli. Non riuscivo a credere che fossero i miei genitori là dentro.
Allora ho chiamato mia sorella. Non mi ha risposto lei, mi ha risposto un'altra persona. Io già questo parlavo, urlavo, non riuscivo. Mi sembrava che non ci fosse più neanche lei, mi sembrava tutto irreale. E invece poi finalmente è venuta al telefono. E lei non capiva quello che le stessi dicendo, non capiva, non riusciva a immaginare. E io non riuscivo a spiegarle. Dicevo c'è dei sacchi, dicevo. Ma lei non capiva di questi sacchi. Mamma e papà sono nella plastica nera. Aral, che vuol dire nella plastica? Aiuto, non so che fare, sono da solo. Ara, nel momento in cui lei si è resa conto che in quei terribili sacchi neri c'erano i suoi genitori, ecco, non ha pensato di strappare, di cercare di tirarli via da quei sacchi, di rompere quel sudario che li chiudeva per vedere se fossero ancora in vita. Non riuscivo neanche a guardare, perché vedevo i miei genitori morti, è come se fossero nella spazzatura, era una cosa assurda, era una cosa insostenibile. Io non lo so se un altro al posto mio avrebbe reagito in modo diverso, non lo so, io so solo che ho reagito in quel modo e ancora adesso, quando ripenso a quello, è l'impressione non di una persona che potesse ancora aver bisogno di aiuto, era l'impressione di un cadavere. Ecco, solo quello, di un cadavere. Sono lì per terra, nella loro camera da letto, i coniugi Gabriele, avvolti in neri sacchi della spazzatura, sudario insultante a sigillo di un tragico destino. E questo è il tormentato ricordo che Aral mi ha affidato nell'intervista che ho raccolto alcuni giorni fa per Ombre sul Giallo. Vive nelle parole di Aral l'orrore, parole spezzate, disarticolate nella convulsione dei singhiozzi. Fra i singulti, come abbiamo visto, come abbiamo sentito, Aral si dispera al telefono con la sorella, che percepisce agghiacciante solo una dimensione confusa di tragedia, senza riuscire però minimamente a capire, a immaginare cosa mai possa essere accaduto agli adorati genitori. Allertati da Laila, in quell'attico accorrono gli zii. Accorre una vicina di casa. Sopraggiungono nel frattempo i carabinieri, sopraggiungono gli operatori del 118. Insieme al medico legale arriva il pubblico ministero. In quella dimora silente esplode improvviso un putiferio che si nutre di orrore e di incredulità. Nel bailamme totale, mentre il caos gli ruota intorno, Aral, schiantato a terra, singhiozza distrutto, sputando tutto il dolore che ha dentro, in una disperazione che è grumo stretto di angoscia che si scioglie. Ma a regnare sovrano fra incredulità e orrore, fra disperazione e sgomento, è massimamente l'assurdo. L'assurdo di un delitto feroce che sembra non appartenere a quello scenario immacolato nella sua intatta perfezione. Ci sono due corpi senza vita, sigillati in due sacchi della spazzatura, allineati per terra quasi con composta armonia. Una tragedia immane, quindi sconvolgente per orrore e per strazio, ambientata però in uno scenario dove ogni cosa è magicamente al suo posto, dove la bufera di una morte violenta sembra essere passata senza in nulla alterare quello spazio, dove il tempo sembra essersi fermato con il garbo silenzioso di un orologio che ha esaurito la sua carica. Percorriamolo insieme questo spazio. E osserviamo questo appartamento che vi mostriamo
servendoci di immagini originali registrate nel corso del sopralluogo dei carabinieri. L'abitazione ha la suddivisione armoniosa di una casa di lusso. Due camere da letto, salotto, cucina, due bagni padronali, disimpegni, bagno di servizio, terrazza con veranda. Nel cuore dell'appartamento c'è una scala a chiocciola che porta alla mansarda, composta da camera da letto, bagno più una terrazza con veranda. La mansarda è il regno privato di Aral. Alla mansarda di Aral, oltre che dall'interno, si accede anche da una porta di ingresso indipendente che è sul pianerottolo condominiale, di fronte alla quale c'è la porta dello studio del papà di Aral. Lo studio è totalmente indipendente dall'appartamento. Stasera abbiamo il privilegio di avere con noi il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari. Buonasera, il comandante. Buonasera. Gianfranco Cavallo. Prego, comandante, che all'epoca comandava però il reparto operativo dei Carabinieri di Roma. E colonnello Cavallo è uno degli inquirenti che da protagonista ha condotto le indagini per questa tragedia che ha visto la morte dei due i signori Gabriele. Comandante Cavallo, abbiamo visto insieme le immagini di casa Gabriele, insomma, immagini che a lei purtroppo ben note. Ecco, io le chiedo, cosa l'ha maggiormente colpita entrando in quella casa? Ma noi siamo arrivati subito dopo la telefonata di Aral e ci aspettavamo, sapendo che c'erano due cadaveri, ci aspettavamo una situazione un po' di confusione, come normalmente avviene in questi casi. In realtà quello che ci ha colpito è l'atmosfera surreale, una situazione di ordine assoluto, un'atmosfera quasi ovattata rispetto al grave delitto che era stato commesso. Ecco, comandante, c'erano, non so, segni di effrazione a porte, a finestre, segni di scasso? No, tutto, la porta era chiusa normalmente, era regolarmente funzionante, le tapparelle erano abbassate, era una situazione veramente di grande ordine, sicuramente qualcuno aveva rimesso a posto la casa prima dell'evento, sicuramente. Comandante, un'altra cosa, da quello che dice mi sembra che non ci fossero segni, tracce di colluttazione in casa. No, assolutamente. Ecco. La casa era in perfetto ordine. Quindi nessuna traccia di colluttazione? Nessuna traccia, neanche tracce di presenza recente, un po' come quando si torna da casa dalle vacanze, che la casa è ferma, immobile, non c'è la finestra aperta, la giacca buttata sul divano. Era tutto completamente fermo. Senta, comandante, siete andati su nello studio del dottor Gabriele? Sì, anche qui ordine regolarissimo, non c'era niente che facesse pensare a una colluttazione, a un tafferuglio. Quindi non carte spostate, fascicoli, manomessi, niente del Assolutamente. Genere? Assolutamente. Andiamo in cucina insieme, comandante. Qual era la situazione dei servizi della cucina? Anche in cucina tutto in ordine, le sedie allineate, il pavimento spazzato, la lavastoviglie era stata caricata. Aveva fatto il suo ciclo di lavaggio, sul tavolo vi erano un giornale, una settimana enigmistica, un po' di cose, un biglietto lasciato, successivamente abbiamo accurato che l'aveva lasciato Aral, e sul lavello c'era una pentola con dei residui di materiale organico che abbiamo accertato successivamente fosse minestrone. Ecco, insomma, lei mi parlava della lavastoviglie, era spenta, aveva già fatto il suo ciclo, ma era stata spenta, aveva finito il suo ciclo, quindi aveva pulito tutto quanto e si era fermata, era spenta. Sì. Comandante, siccome la spazzatura ha un solo linguaggio preciso, ecco, avete guardato nella spazzatura? Anche la spazzatura era stata svuotata, non c'era niente, ripeto, il pavimento spazzato, la spazzatura svuotata, non c'era nessuna traccia. Come se la signora delle pulizie avesse pulito perfettamente tutto quanto. Senta, ma c'è un dettaglio, comandante, un particolare che ha colpito con maggiore, diciamo, intensità l'attenzione, sì, di voi inquirenti? Questo, c'era un biglietto di Aral, come dicevo prima, scritto a stampatello, se non ricordo male, sono a cena, torno tardi, firmato poi in corsivo da Aral con un pennarello nero piuttosto marcato. Era messo. Tavolo, la cucina era composta di, diciamo, due vani, in mezzo c'era una penisola dove era appoggiato questo biglietto.
Senta, comandante, risulta che ci sia un altro elemento che durante il sopralluogo ha colpito in particolar modo voi inquirenti. Lei lo ricorda quale? La valigia, però, l'abbiamo annotata successivamente. Questa valigia che era lì in mezzo alla casa, abbiamo fatto delle ipotesi sul motivo per cui poteva essere lì, ma sembrava quasi a testimoniare una futura partenza. Ma una valigia molto grande? Una valigia molto grande, sì. Che era messa dove? Nell'ingresso? Era messa nell'ingresso dalla parte sinistra della casa. Senta, comandante, un altro dato, mancava qualcosa che da quell'appartamento, anche a detta delle persone che c'erano? No, la casa era in ordine, non c'erano tracce di rovistamento da nessuna parte e non c'era materiale asportato, quindi a detta sia del ragazzo che della sorella, dei parenti, nessun materiale era stato asportato. Quindi avreste escluso subito un delitto a scopo di rapina? Diciamo di sì, perché la situazione, il modus operandi dell'assassino, il fatto che le porte fossero chiuse, le tapparelle abbassate, che qualcuno avesse ripulito tutto quanto, insomma, non collima bene con la rapina e soprattutto nulla era stato asportato. Quindi... Però, comandante, non c'erano soldi in casa, c'era solo un dollaro da collezione. Certo, è un po' strano, un commercialista, persone benestanti, che non ci fosse. Quindi qualcuno potrebbe invece avere rubato, sì, portato via dei soldi. Però diciamo che non è, ormai con le carte di credito, con i pago bancomat, tanto denaro in casa non c'è. In più, secondo me, potrebbe addirittura essere una aggravante per chi conosce bene la casa. Cioè i soldi si sa dove sono e sono stati presi, non per un occasionale rapinatore. Senta, comandante, un'altra cosa. Abbiamo detto che non c'erano segni di scasso, di frazione a porte, finestre, tapparelle abbassate, tutto in ordine. E allora come sarebbero entrati questi assassini o questo assassino? Ma sicuramente dalla porta. Sicuramente dalla porta con chiavi false, diciamo che l'abbiamo anche escluso perché i coniugi erano molto riservati, non davano le chiavi a nessuno, abbiamo accertato che non avevano altri mazzi di chiavi in giro, quindi l'assassino doveva essere per forza entrato col beneplacito dei due coniugi. Sì, potevano avere, appunto, come dice lei, aperto la porta qualcuno loro. Qualcuno dall'interno, esattamente. Sì. Oppure loro hanno aperto, con fiducia la porta con a qualcuno fiducia. Che... Ecco, insomma, quindi da questo punto di vista... Colonnello, dobbiamo adesso andare purtroppo su particolari più dolorosi, più difficili. Dove erano i corpi dei signori Gabriele e come si presentavano? Cominciamo col dire questo, insomma, al vostro... Allora, erano nella stanza da letto, entrando sulla destra, diciamo nel primo quarto, dividendo la stanza in quarti, ed erano addossati praticamente quasi paralleli a un armadio che stava proprio sulla destra, rispettivamente il papà e la mamma a fianco, avvolti in sacchi di spazzatura, quelli che normalmente si vendono in commercio. Quindi erano completamente chiusi? Chiusi, sigillati. Comandante, tanto la ringrazio, però me la porto con me, mica mi priverò del piacere della sua presenza, e la prego di accomodarsi qui, che poi è la postazione in generale dei nostri inquirenti. Grazie, comandante. Sono chiusi in due sacchi di plastica, Gaspare e Maria Elena Gabriele. Prima di aprire insieme al medico legale quel macabro sudario per sapere come sia stata tolta la vita ai signori Gabriele, guardiamo nella loro vita, così come necessariamente hanno fatto gli inquirenti, per capire se è lì che possano affondare le radici di quella morte crudele. Sono una coppia tranquilla, i coniugi Gabriele, di quella borghesia riservata che ignora gli eccessi e pratica l'eleganza del vivere discreto. 66 anni lui, 64 lei. Gaspare e Maria Elena erano sposati da 40 anni. 40 anni vissuti uno accanto all'altra, sempre insieme, sempre reciprocamente impegnati a sostenersi, fedeli sempre a quel patto di amore che li aveva uniti. Dolce, disponibile, teneramente dedita lei, che è insegnante di filosofia, lascia anzitempo la scuola per dedicarsi al marito e ai figli. Marito amoroso lui. Uno, per capirci, che rinuncia alla passione per la barca perché lei soffre il mare. Il carattere di mio padre sicuramente era contrapposto a quello di mia madre, che invece
diciamo che erano due persone completamente diverse. Quindi mentre mia madre era una persona molto espansiva che cercava anzi gesti di affetto, cercava il dialogo, la parola dolce, e mio padre, per lui dimostrazioni di affetto erano un po' dimostrazioni di debolezza. Quindi lui insomma non era mai così espansivo, non si lasciava mai andare a... però questo non toglieva che io sapevo il bene che mi voleva e lo vedevo in tante cose. Lui appunto magari non concepiva la mia vita perché era cresciuto in un contesto completamente diverso, però ecco, non mi ha mai negato nulla. Io viaggiavo da solo a 14 anni e c'erano tanti momenti che ci univano, come per esempio quando ci vedevamo le partite di calcio insieme. E lui era simpatizzante per il Milan, io tifavo per la Roma, e lui poi si vedeva, alla fine lo costringevo a vedere le partite della Roma con me. E c'erano proprio dei momenti in cui eravamo molto uniti. Poi la cosa è che io sapevo, perché poi mi raccontavano le altre persone, anche mia madre, che appena non c'ero io, lui parlava con qualsiasi altra persona. Mi parlava di me come, insomma, di una persona eccezionale, che poi invece non era affatto così, ma insomma, io sapevo di questo suo affetto e per me era importantissimo. Gran lavoratore, Gaspare Gabriele. Un bel signore di un metro e ottanta, che con una laurea in economia e commercio, a soli 22 anni, già insegna ragioneria, per poi virare nella più lucrosa attività di commercialista, non disdegnando però di operare nel settore delle aste giudiziarie, nonché in quello della compravendita di prestigiosi immobili, massimamente in Sardegna. Un tran tran senza scosse, quello dei coniugi Gabriele, speso all'insegna di un vivere tranquillo all'interno di un benessere notoriamente parsimonioso. Alla luce di quella loro biografia senza ombre, niente di più remoto quindi di quella fine orribile e inspiegabile. Si presenta per questo particolarmente ostica, particolarmente difficile questa indagine per gli inquirenti, che mai come in questo caso prendono le mosse dalle modalità di questo misterioso omicidio. Come abbiamo detto, i corpi degli sfortunati coniugi Gabriele giacevano nella loro camera da letto, ai piedi del letto, chiusi ciascuno in due sacchi della spazzatura, sacchi tenuti insieme al centro da un nastro isolante. Noi quelle immagini dolorose, terribili, non ve le mostriamo. Vi diciamo però che il dato che prima di ogni altro colpisce gli inquirenti e che i signori Gabriele erano svestiti nella metà superiore del corpo. La signora Maria Elena aveva addosso i pantaloni, la biancheria intima, le scarpe e solo il reggiseno. Quanto al marito, il signor Gaspare, era anche lui nudo nella parte superiore del corpo e indossava soltanto la biancheria intima e i pantaloni. Ai piedi non aveva le scarpe. Gli abiti dei signori Gabriele non sono stati trovati, segno che chi li ha uccisi li ha portati con sé. E sul perché fossero spogliati nella parte superiore sentiremo poi alcune ipotesi formulate dagli inquirenti. Stasera sono con noi il professore Giorgio Bolino. Buonasera professore, la ringrazio di essere qui con noi. E il professore Carmelo Furnari, un noto tossicologo. E i professori Bolino e Furnari ci aiuteranno a capire le ragioni della morte degli sfortunati coniugi Gabriele. Professore Bolino, che ha eseguito l'autopsia sui corpi degli sfortunati signori Gabriele, sono stati trovati questi corpi il venerdì 22 marzo intorno alle 14:30. Ecco, quello che le chiedo, se lei ci può dire più o meno quando erano, con approssimazione, quando erano stati uccisi, e anche rispetto al giorno in cui sono stati trovati e anche l'ora della morte. Diciamo che è possibile stabilire l'epoca del decesso rispetto al momento in cui io ho effettuato gli accertamenti medico-legali di sopralluogo, e quindi alle ore 21 di quella giornata. I parametri tanatologici che ho osservato hanno consentito di retrodatare il decesso a circa 48 ore precedenti, le ore 21 del giorno 22, quindi in estrema sintesi alle ore 21 circa del giorno 20 marzo del 2002. Che era un mercoledì? Sì.
bisogna tener conto che ovviamente che questo tipo di giudizi sono sempre caratterizzati da margini in più o in meno, e nella specie erano francamente condizionati dal particolare ambiente in cui si trovavano i corpi, rappresentato non tanto dall'ambiente chiuso dell'appartamento e della stanza, ma in particolar modo dai sacchi in cui erano contenuti, che rappresentavano un microclima assolutamente particolare per l'evoluzione dei fenomeni tanatologici, che poi sono quelli che noi andiamo abitualmente a osservare per dare un giudizio sull'epoca della morte. Ma avrebbero ritardato o accelerato questi fenomeni tanatologici, i due sacchi? Hanno accelerato i fenomeni. Senta, professore Bolino, ecco, erano presenti lesioni da difesa, segni di colluttazione sui corpi dei signori Gabriele? No, non erano presenti né lesioni da difesa né lesioni rapportabili a colluttazione. In particolar modo sul signor Gabriele non erano presenti lesioni di nessun tipo, sulla signora invece erano presenti lesioni che comunque sono riconducibili al meccanismo della morte, ma non sono riconducibili a atteggiamenti di lotta, di difesa o di colluttazione. Professor Bolino, ancora una cosa. In base all'autopsia da lei eseguita, cosa ha provocato la morte dei coniugi Gabriele? Il decesso è attribuibile essenzialmente a un'asfissia meccanica violenta in combinazione e o in associazione con un quadro di intossicazione, una intossicazione esogena da benzodiazepine, nella specie il lormetazepam, e alcol etilico. Questa associazione in particolar modo è significativa ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto. Lei ha detto delle parole che per noi possono essere oscure. Insomma, benzodiazepina, praticamente, se lei ci spiega con parole più accessibili a noi che siamo molto meno competenti di lei. Sono farmaci che usualmente vengono presi, almeno per questo tipo specifico di benzodiazepine, cioè ad azione molto rapida, per procurare il sonno. È un sonnifero, diciamolo proprio in sì, parole un sonnifero, altrimenti per detto noi, ipnoinducente. Ecco, quindi questo diciamo, quindi il sonnifero, di cui penso possiamo fare il nome, il Minias, in associazione però in miscela con alcol, diceva lei. Sì, con alcol etilico. Con alcol etilico, insomma. E appunto su questo argomento vorrei sentire il professore Furmeri. Perché in questa vicenda drammatica, diciamo, uno dei punti oscuri resta appunto le modalità di assunzione poi da parte dei coniugi Gabriele di questa dose mortale di Minias, che però, a quello che sento dal professore Bolino, non è stata poi solo questa, diciamo, questo sonnifero poi sostanzialmente a provocare il decesso. Ecco. Le ipotesi che sono state formulate a proposito dell'assunzione di questo farmaco, di questo sonnifero, sono due. O che il Minias sia stato versato in una pietanza, nella fattispecie nel minestrone che la signora Gabriele, la signora Maria Elena aveva preparato per la cena, oppure che sia stato servito, diciamo, così dolorosamente servito, con un liquore dolciastro forse, insomma, comunque con una bevanda alcolica. Ecco, la prima cosa che le chiedo, il Minias, quando viene, diciamo, miscelato a una bevanda, a una minestra, a un cibo, ne altera il sapore, professore? Guardi, questi farmaci, soprattutto questi che vengono commercializzati in forma liquida, quindi in gocce, per compensarne un po' il sapore, che non è sempre gradevole, vengono addizionati di qualche piccolo estratto, normalmente di agrumi, quindi qualcosa che li faccia profumare, ma molto debolmente. Quindi io ritengo che non possano, sì, sono convinto che non possano alterare il sapore di un cibo, di una pietanza come quella che potrebbe essere il minestrone. Per quanto riguarda le bevande, se la bevanda è di suo molto saporita, anche in questo caso, a meno che non si tratti di un particolare esperto di quella bevanda, quindi che abbia un'abitudine a bere quella bevanda, allora ne potrebbe avvertire qualche piccola differenza, potrebbe dar la colpa a quella partita della bevanda, ma insomma non è in grado di alterare così sensibilmente il sapore da renderlo tale da far
sorge il sospetto che ci possa essere stato aggiunto qualcosa. Professore Furnari, quante gocce di sonnifero, di Minias, un soggetto deve assumere perché la dose sia mortale? Guardi, è possibile, sulla base dei risultati dell'indagine tossicologica, ipotizzare il quantitativo di sostanza che potrebbe essere stata somministrata. Questa potrebbe corrispondere per ciascuno dei due soggetti grosso modo a un terzo della boccettina di Minias. Normalmente le benzodiazepine, quando vengono addizionate all'alcol, possono avere un effetto molto più forte, quindi quello stesso quantitativo che non sarebbe mortale. Assolutamente mortale può diventare in questi casi letale, perché l'alcol etilico potenzia l'effetto depressore sul sistema nervoso centrale e quindi l'effetto che poi produce la depressione del respiro e quindi la morte del soggetto. Perché del resto anche nel cosiddetto bugiardino c'è scritto proprio che l'alcol potenzia e può essere, diciamo, ritenuto addirittura letale l'assunzione di alcol miscelato al Minias. C'è l'avvertenza nel certo. Bugiardino, insomma, nelle informazioni. La letteratura scientifica che io ho potuto consultare, internazionale, non riporta casi di morte esclusivamente legati all'uso di questa sostanza, di questo prodotto. I casi letali sono sempre per interazione, per associazione con altre sostanze parimenti depressori del sistema nervoso centrale, ad esempio gli oppiacei, o con l'associazione con alcol etilico che agisce. Perché poi appunto nel corpo dei signori Gabriele è stata trovata una notevole quantità di alcol, peraltro, prego. Però volevo anche aggiungere un'altra cosa. Io penso a una potente depressione dovuta all'effetto delle due sostanze, una potente depressione e quindi diciamo uno stato di coma, uno stato di incoscienza profondo, in un caso poi risolto appunto attraverso i meccanismi dell'asfissia violenta, e nell'altro caso dell'asfissia in un ambiente confinato. Dimostrazione proprio che questo farmaco è un farmaco abbastanza sicuro. Insomma. Ecco, questo insomma, così, per informazione anche di carattere generale, per chi ne fa uso in modo diffuso. Diciamo diffuso, e quindi per tranquillizzare chiunque ne faccia uso. D'altronde noi esistono degli atti processuali, noi abbiamo il dovere di essere fedeli agli atti processuali, non possiamo tacere delle indicazioni che sono presenti in atti processuali. Però appunto io al professore Bolino chiedo diciamo un dettaglio che è fondamentale. Una persona diciamo che è in stato di incoscienza, a una persona che è in stato di incoscienza, cioè, si può fare ingerire dell'alcol, insomma può deglutire se non è cosciente? Beh, nelle fasi iniziali del coma, comunque quindi non nelle fasi profonde della perdita di coscienza, il meccanismo della deglutizione è conservato, è un meccanismo vegetativo, meccanismo primario, non è alterato e quindi l'ipotesi che lei ha prospettato è plausibile, anche se poi diciamo calata nel contesto specifico è un po' contraddittoria, in quanto se erano incoscienti lo erano perché avevano già deglutito qualcosa che li aveva resi tali. Il fatto che in sede di sopralluogo i cadaveri fossero stati trovati parzialmente svestiti indica come probabilmente sono stati colti da questo torpore particolarmente profondo mentre si recavano a letto, erano in fondo nella loro stanza matrimoniale. Indubbiamente bisogna tener conto che questo farmaco, il Minias, è utilizzato perché ha una rapidità d'azione particolarmente spiccata. Entro 30 minuti già comincia ad agire e ha un massimo effetto entro 2 ore. Senta, professore Bolino, io vorrei tornare sul decesso. Questi signori sono stati chiusi, signori Gabriele, sono stati chiusi nei sacchi, secondo lei ancora vivi oppure diciamo già deceduti? Ma relativamente al signor Gabriele direi di sì, perché l'assenza di lesioni sulla superficie cadaverica in grado di spiegare l'asfissia,
La presenza di segni asfittici a livello del polmone, confermate poi all'esame microscopico, lasciano intravedere come la causa del decesso sia stata anche determinata da un meccanismo asfittico, che in quel caso è la povertà di ossigeno in un ambiente confinato quale quello dei sacchi. Per quanto riguarda la signora, il quadro asfittico è sicuramente eclatante in relazione alla presenza di infiltrazioni ematiche come segni di compressione attiva sia a livello delle labbra che del lato sinistro del mento e soprattutto a livello del collo, estesi anche verso la metà destra superiore del torace, quasi come se fosse stata contemporaneamente soffocata e compressa a livello della via respiratoria mediante una struttura ad ampia superficie di quale può essere, io mi ricordo che ipotizzai, o la superficie estensoria dell'avambraccio o più facilmente la superficie estensoria di una gamba. Oddio, non riesco a immaginarlo, mi sembra così una posizione un po' così, un po' una ginnastica. Non lo so, insomma. È una posizione in cui l'aggressore è posto a destra della vittima con una mano, la destra induce il soffocamento a livello degli orifizi respiratori e contemporaneamente con la gamba grava sul collo e quindi sulla via aerea. Ma quindi purtroppo lei ci dice che insomma su questi poveri signori Gabriele insomma si è intervenuti anche diciamo in modo brutale al di là della somministrazione diciamo di questo farmaco che potenziato con l'alcol è diventato mortale. Per il momento grazie professore. Come abbiamo sentito dai professori Bolino e dal professore Furnari, i signori Gaspare e Maria Elena Gabriele sono stati uccisi con una dose massiccia del sonnifero Minias, potenziato dall'effetto letale dell'alcol. Una modalità atipica per un delitto, una modalità che lasciava spazio alla visione di scenari di spaventosa inquietudine. Non dimentichiamoci che insieme a questa modalità del sonnifero, come ci hanno detto i professori, ha inciso anche il fatto di essere stati poi sigillati in questi sacchi. Insomma, l'asfissia sostanzialmente ha definito, ha reso appunto assolutamente così impossibile la sopravvivenza di queste persone al di là dell'uso del Minas. Ma agli occhi degli inquirenti erano molteplici le ombre e gli interrogativi che avvolgevano quei due corpi senza vita, appunto sigillati nei sacchi neri. Primo fra tutti, quarto piano, porte blindate, finestre sbarrate, tapparelli abbassate. L'assassino o gli assassini, come avevano fatto a entrare in casa Gabriele? E a questo proposito, qual è il comportamento abituale dei padroni di casa? Insomma, da loro chi bussava entrava? Tutt'altro, massimamente la signora Maria Elena era così prudente, era così diffidente, che addirittura gli stessi figli, per farsi aprire la porta, dovevano annunciarsi con una scampanellata convenzionale. Chi aveva ucciso i coniugi Gabriele doveva essere quindi persona conosciuta alla quale i padroni di casa avevano aperta la porta, l'avevano aperta con fiducia naturalmente, oppure qualcuno che possedeva la chiave di casa Gabriele. Ma chi poteva possederla questa chiave? Non la cameriera, malgrado un ventennio di onorato servizio, nessuno dei parenti, oltre ai padroni di casa, quella chiave la possedeva necessariamente Aral, che a 27 anni suo nati viveva amato e coccolato con la mamma e il papà. Come abbiamo detto, non c'è traccia di scasso. Nessun ciclone di violenza ha devastato quella dimora dove la violenza massima era stata consumata. Ci sono solo quei due corpi seminudi, imballati come per un trasporto, ma abbandonati poi nel cuore intimo del luogo dove avevano vissuto. Ma una domanda si imponeva, si impone su tutto. Perché chi ha ucciso i coniugi Gabriele ha impacchettato quei corpi per poi lasciarli lì? Comandante Cavallo, voi inquirenti, che spiegazione avete dato a questa strana operazione? Insomma? Ma riteniamo, ovviamente siamo nel campo delle supposizioni, che il piano originario si sia dovuto modificare all'improvviso, perché una cosa è sollevare un corpo mentre è in piedi, una cosa è sollevare un corpo mentre è a terra.
Sicuramente nessuno, anche dotato di forza notevole, può sollevare un corpo a terra disteso da solo, quindi sicuramente il piano che prevedeva la scomparsa, l'occultamento dei cadaveri in qualche maniera, si è dovuto modificare per questo motivo. L'ha detto da solo, ma insomma non è detto che fosse una persona sola, insomma. Comunque, comandante, insomma, in quei pacchi, quei poveri corpi così imbustati, ecco, non sembrava che avete avuto la sensazione che fossero stati manomessi, spostati, perché quando una confezione si smuove, logicamente si sgualcisce. Invece c'erano questi segnali? Non c'era nessun segnale. Anche il nostro RIS che ha fatto gli accertamenti non ha notato nessun segno di forzatura della plastica. Sono stati probabilmente appoggiati il telo a terra e rotolati dentro. Non c'è segno di forzatura, non ci sono impronte che sicuramente sarebbero rimaste perché i pesi erano notevoli. Per forzatura intende di sollevamento, il tentativo di sollevamento. Senta, comandante, ecco, quell'operazione di imballaggio, lei diceva che sono stati praticamente Sì, praticamente si è creato un telo con questi sacchi della spazzatura e poi, ripeto, difficile sollevare un colpo da terra e poggiarlo sopra, quindi sicuramente è stato fatto rotolare. Questo è anche, c'è una traccia significativa in un sacco di un'impronta di una scarpa che ci fa capire che qualcuno ha messo dall'interno, ha messo un piede per fare spostare il cadavere. Di questa traccia parleremo dopo, però comunque un'altra domanda che volevo farle, questa operazione può essere messa in atto da una persona sola o devono essere più persone? Ecco, se diciamo, come pensiamo noi, si siano fatti rotolare, una persona basta. Se invece il corpo deve essere sollevato ce ne vanno sicuramente più di una, ma non ci sono tracce di questo tipo. Comandante, lei mi parlava di una traccia, di un'impronta di scarpe, che era dove? Dove era questa? Era nel sacco, diciamo, posta sulla schiena, corrispettiva alla schiena del sacco dove c'era il cadavere del marito. Ecco, all'altezza delle spalle. All'altezza delle spalle, cioè, comunque una mezza traccia. Una mezza traccia, per essere esatte. Di una scarpa, ricorda lei di che tipo? Una scarpa compatibile con un modello Nike 42. Ecco, ora... al di là di questa traccia, c'erano sui sacchi impronte di mani, tracce di saliva, insomma, diciamo residui organici? No, nulla di utile, nulla di utile. Sono state trovate delle formazioni pilifere, però così poco non utili a un riconoscimento del DNA. E poi c'era, se non ricordo male, anche un capello che era proprio di Gaspare Gabriele. Però quindi, nulla di estraneo. Nulla di rapportabile a una terza persona, esatto. Riconoscibile. Esatto. Questo lei mi vuole dire. La ringrazio molto, comandante. Allora, con questo pacchetto di interrogativi prendono il via le indagini coordinate dal pubblico ministero, dottor Francesco Dall'Olio, e seguite appunto dal comandante Cavallo. Mentre si scandaglia nella vita dei signori Gabriele e in particolare nella storia professionale del capofamiglia Gaspare Gabriele, come da prassi vengono naturalmente interrogate le persone più vicine alle vittime, in particolare quelle che ne hanno condiviso gli ultimi giorni, soprattutto le ultime ore di vita. Naturalmente, la sera stessa della scoperta del delitto, primo fra tutti viene interrogato il figlio Aral. Abita con i genitori Aral. Una scala a chiocciola unisce e divide la loro quotidianità. Come mai, vogliono sapere gli inquirenti, Aral nulla ha sentito, nulla ha visto? Come mai per circa 2 giorni non si è accorto che la vita dei suoi genitori si era spenta in 2 sacchi di plastica a pochi metri dalla sua vita? Sentiamo come Aral ha ricostruito per gli inquirenti quei 2 fatidici giorni, momenti che ha ripercorso per noi di Ombre sul Giallo. Quella sera mangiavamo del minestrone e sono venuto che praticamente era già a tavola e abbiamo mangiato abbastanza velocemente perché io in quei momenti ero molto stanco e non vedevo veramente l'ora di andare a dormire e io a questo punto volevo prendere le gocce. Mi ricordo che andò invece mia madre a prendere le gocce. E questo lo fece perché lei tentava sempre di, siccome ormai era quasi assuefatta, tentava sempre di
di farmene prendere il meno possibile, perché non voleva che poi magari diventasse un'abitudine, e voleva darmene 10 gocce così. Io poi ho insistito, per quello, perché stavo male, ho detto, e me ne sono fatte dare 20. 18, 19 e 20. 20 bastano, eh? Sì. Sono andato a dormire nella mia camera, che era la mansarda, che era collegata poi all'appartamento, quindi ho salito le scale e sono andato a dormire. A quel punto però già avevo iniziato a prepararmi per la notte, diciamo, e io, a causa di queste difficoltà a addormentarmi, il ronzio delle zanzare mi è sempre dato molto fastidio, questo anche d'estate con gli amici è sempre stato un mio problema, diciamo. E quindi, con l'idea magari di dover passare una notte poi magari a accendere la luce a un certo punto e dover tentare di uccidere queste zanzare, allora ho preferito eliminare il problema e sono uscito dalla mia camera, sono passato allo studio di mio padre, dove ogni tanto mi capitava di andare a dormire. Bisogna uscire proprio dal pianerottolo ed è appunto all'ultimo piano ed è contiguo alla mia mansarda. E quindi mi sono andato a dormire, e l'unica cosa che ricordo poi di quella notte è che mi sono svegliato un istante perché mi era sembrato di sentire della musica alta, però è un ricordo molto confuso perché è stato proprio un istante breve, quasi un sussulto. Il mattino dopo, verso le sette e mezza, perché dovevo andare a lavorare, io prestavo servizio civile presso una scuola statale dove diciamo aiutavo i ragazzi. Cambiarmi e uscire di nuovo. Mamma, papà. Sono passato dall'entrata principale e ho iniziato a chiamare, come era mia abitudine, ad alta voce, e non ho avuto nessuna risposta. Ho pensato che non stessero a casa e sono salito sopra in camera mia per farmi la doccia, a cambiarmi proprio perché dovevo uscire. E gli ho lasciato un bigliettino di casa, un bigliettino, un foglietto in cui gli ho detto: e sono quindi poi uscito, ho preso la macchina e sono andato a prendere questo mio amico. Siamo andati a mangiarci una pizza e poi siamo andati al cinema in seconda serata. E poi l'ho riaccompagnato a casa. Quindi alla fine, poi tornando a casa, più o meno tra la fine del film, poi ho accompagnato questo amico, sono tornato a casa, ho fatto circa l'una di notte, penso. Sono salito e sono passato a questo punto sempre esternamente, proprio per non svegliare i miei genitori, e sono quindi tornato in camera mia e mi sono sistemato e mi sono messo a letto. Non riuscivo a prendere sonno e decido di uscire e di andare a comprare questo giornale. Vado al bar, passo, compro questa bottiglia d'acqua e torno a casa per dormire. A questo punto succede che in tutto questo, diciamo, in questa uscita con gli amici e poi sono tornato tardi, mi ero scordato di puntare la sveglia. Io a questo punto ero nella mansarda, nella mia camera, dove c'era proprio un orologio con la sveglia. Fatto sta che io non mi sveglio alle 8, ma mi sveglio, credo, verso le 10. Thank you.
Mi sveglio e sento, mi pare che mi sveglio e sento squillare il telefono, ma non ho il tempo di rispondere al telefono. A questo punto poi realizzo che sono le 10 e che io praticamente non sono andato al lavoro alle 8. E chiamo sul cellulare, mi pare, chiamo sul cellulare il mio... l'altro obiettivo di coscienza che facevo, prestava servizio civile insieme a me. E veramente a questo punto mi catapulto fuori dal letto e corro. Questo stiamo parlando di venerdì mattina. Abbiamo stasera in studio l'avvocato Luigi Di Maio. Buonasera avvocato. Buonasera. Di Maio, che ha seguito, che ha difeso Aral in corte d'assise, grazie avvocato. E abbiamo l'avvocato Fabio Maria Buonasera. Galeani, che ha seguito che il processo ha Buonasera. Difeso le ragioni dell'innocenza di Aral in corte d'appello. Allora, prima domanda per l'avvocato Di Maio, che ha difeso Aral in corte d'assise. Ecco, avvocato Di Maio, abbiamo seguito la ricostruzione che Aral ha fatto dei giorni a cavallo della tragedia. Ecco, perché non è stato creduto Aral? Beh, i motivi sono molto complessi. Non è stato creduto perché non sono stati trovati elementi diversi che potessero escludere la sua responsabilità. Quindi è stato un processo deduttivo che ha portato ad Aral, non una prova diretta. Tant'è vero che nel processo non ci sono prove dirette, è un processo assolutamente indiziario. Ecco, Aral ha detto che la sera della tragedia, perché dobbiamo collocarla nel mercoledì, lui ha preso il sonnifero che gli ha dato proprio la madre, queste 20 gocce che gli ha messo nel bicchiere la mamma, perché lui non ne prendesse troppe, è andato a letto a dormire e quindi non avrebbe sentito nulla, insomma assolutamente si sarebbe isolato appunto nello studio del padre, che abbiamo detto è separato completamente dal resto della casa. Però c'è un particolare che forse... io le suggerisco, e lei certamente ricorderà, che alle 22.30 Aral, che ha detto che aveva dormito tutta la notte, lo lascio a lei questo particolare. Cioè il particolare che lui telefona perché si rende conto sul suo telefonino che ha avuto una telefonata dall'amico Cappelli, il responsabile del ciclo del tempo. Quindi si rende conto che ha avuto questa telefonata e lo chiama e parlano della prenotazione dei campi per l'indomani. Della disdetta. Sì, ma... Sì. Della disdetta, diciamo. Che i campi non c'erano, e naturalmente Aral poi dice se invece c'era questa possibilità. Insomma, parlano sì. Tranquillamente, serenamente del problema del gioco del tennis. Ma siccome purtroppo spetta a me una parte sgradevole, ma sì, quella certo. Di ricordare i fatti, perché sennò insomma lui è stato condannato, logicamente abbiamo detto, come lei diceva, senza prove. Però queste incoerenze, cioè sostanzialmente lui ha detto di aver dormito tutta la notte, cioè di non avere sentito nulla. Questo signore, questo responsabile tennis, alle 21.30 aveva telefonato sì. A casa. Al telefono fisso. Al telefono e al cellulare. Al cellulare. Aral, quindi due telefonate senza ottenere risposta. Sì. Aral alle 22.30 ha telefonato. Perché si rende conto della telefonata. Ma il problema non è stato creduto. Io purtroppo devo fare la parte appunto dell'accusa a questo punto. Non è stato creduto perché Aral si dimentica in tutti gli avvenimenti che lo hanno naturalmente interessato, il Minias, poi naturalmente il ma non delitto. È stato creduto perché? Perché lui ha detto che dormiva. Lui ha detto che dormiva, ma non si è ricordato di questa telefonata che lui ha effettuato alle 22.30. Ma perché avrebbe dovuto negare questa telefonata? Aral, se fosse stato quel meticoloso assassino, come è stato descritto, questa telefonata non avrebbe avuto alcuna difficoltà a ricordarla e a dirla. Se l'è proprio dimenticata dalla sua mente. Possiamo dire che potrebbe essere stato anche il fatto che aveva preso il Minias. Esatto, io sto dicendo, siccome ha preso il Minias, poi naturalmente quando è stato interrogato, che cosa è successo? C'è stato l'avvenimento del delitto dei genitori, quindi la sua mente era completamente sconvolta. Su quella telefonata si vuole insinuare da parte dell'accusa che siccome i genitori erano morti, ecco perché nessuno poteva rispondere ed Aral era impegnato nell'operazione impacchettamento dei genitori. Però su quella telefonata, il telefono dove Aral dice che stesse sopra nella mansarda nell'ufficio del padre, era inserito il fax, e il maresciallo delle Chiaie, che è stato assentito, ha detto che quando è inserito il fax il telefono fisso non funziona. Insomma, certo. Insomma, sono tanti elementi oscuri. Oscuri e contraddittori. A questo punto è l'avvocato Galeani a cui io chiedo
diciamo, altre delucidazioni. Ecco, sono stati uccisi, abbiamo detto, comunque, al di là del dato asfittico, dell'elemento di asfissia, con una dose massiccia di Minias, che è stato il primo momento, insomma, il primo passo di questo omicidio. Ecco. Su questo punto, appunto, come abbiamo visto nel corso del processo, ci sono altre contraddizioni che sono state messe in rilievo, logicamente a carico di Aral. E queste contraddizioni riguardano una visita di Aral al medico. Se lei se la ricorda, io chiedo a lei di fatta nel pomeriggio che precede la tragedia. Certo, sì, in realtà si è riusciti in sentenza a capovolgere una circostanza del tutto favorevole ad Aral in una circostanza invece in suo sfavore, perché in realtà Aral ha subito dichiarato di essersi recato dal medico e dichiara di essersi recato in farmacia a comprare una confezione di Minias. Ora, se Aral avesse realmente ucciso i genitori con del Minias, non avrebbe certamente dichiarato di essere stato lui ad andare a comprare una confezione di Minias. Quindi questa ritengo che sia una circostanza del tutto favorevole ad Aral e non invece che sia un indizio, diciamo, contro di lui. D'altronde lei ha detto che sarebbe stata un'azione suicida da parte di Aral, certo, perché lui l'ha detto sarebbe stata una confessione. Lui l'ha detto spontaneamente, sarebbe stata una confessione. Ma perché lui l'ha detto spontaneamente agli inquirenti, certo. Chiaramente c'è immediatamente il retropensiero degli inquirenti, hanno detto, insomma, lui si è diciamo ha giocato di anticipo, insomma, perché bisogna è chiaro, quando mancano non solo le prove ma anche gli indizi, gli inquirenti ovviamente giocano di fantasia e di elucubrazioni mentali. In questa circostanza, insomma, aggiungo che a casa c'erano due boccette di Minias, cioè, non sì, intere, esatto. Ora, se Aral aveva premeditato il delitto con il Minias, ma perché doveva andare a comprare proprio quel giorno la boccettina di Minias quando sapeva che a casa c'erano altre due boccettine con una dose, credo, sufficiente quanto quella nuova acquistata? Quella nuova, va detto, insomma, non è stata trovata. Non è stata trovata. Lo so, è un altro mistero. Per il momento, grazie professore, grazie avvocati. Comunque, è sulla base di queste circostanze, nonché sulla base di altri elementi che vengono considerati contraddittori, che agli occhi degli inquirenti, nell'imbuto del sospetto, scivola subito Aral Gabriele. Quanto e se questi sospetti si trasformeranno in indizi, lo vedremo nella prossima puntata di Ombre sul Giallo.